Grazie Dino e grazie a tutti, ovviamente a Paolo per organizzare questo incontro. Brevemente e in maniera sintetica, partiamo dal recovery fund, visto che mi sembra un tema dominante, tiene tutto. Innanzitutto saranno, ammesso che sarà mai che partirà, perché quello che decidete a Bruxelles è esattamente quello che in questo momento preoccupa tanti italiani. Ma anche 200 miliardi, cifre enormi. Se non riesce a catalizzare i capitali privati, rischia di essere troppo poco per quello che serve all'Italia. L'Italia serve tantissimo, forse tanto, tanto di più. Allora, il punto generale che io vorrei fare è che una misura importante di presente recovery fund deve riuscire a attirare capitali privati e deve riuscire a farlo in sinergia. E la filiera immobiliare è esattamente uno dei punti dove questo può succedere e deve succedere. Per cui sicuramente credo che sia, diciamo, giusta l'idea di continuare con Ecobonus, Superbonus e tutto questo meccanismo, se possibile renderlo ancora più semplice, più operativo e più facile da implementare. Poi c'è tutto un tema, secondo me, di messa in sicurezza del territorio e delle abitazioni. Abbiamo detto dell'Ecobonus. Sul lato, diciamo, delle abitazioni c'è tutto un tema della sicurezza del territorio, perché il nostro territorio è fragile e chiaramente questo poi ci porta di conseguenza alla difficoltà, diciamo, per la proprietà immobiliare di garantire, diciamo, sicurezza e vivibilità. E per questo, secondo me, è un punto su cui ragionare insieme con tutta la filiera dell'immobiliare e ragionare insieme anche sul tema annoso per l'Italia della protezione delle abitazioni, uno schema contro le catastrofi naturali. Oggi c'è un obiettivo specifico, diciamo, nelle linee guida che il governo ha presentato, che sono in discussione in questi giorni in Parlamento, che è quello di aumentare la resilienza contro le catastrofi naturali e la pandemia. Noi stiamo anche ragionando sulla pandemia, che onestamente è un tema molto difficile per gli assicuratori, ma certamente sulle catastrofi naturali lo conosciamo bene. E credo che sia veramente arrivato il momento di fare quel salto importante per fare quello che in altri paesi già c'è, che c'è una partnership pubblico-privato per mettere in sicurezza, diciamo, le abitazioni dei cittadini. E oggettivamente il recovery fund può essere, diciamo, la molla, il che non vuol dire che tutto deve essere finanziato dal recovery fund, non sarà possibile questo, ma la molla per convincere, diciamo, in maniera efficiente i cittadini che bisogna proteggere, diciamo, la propria casa, credo che poi alla fine sia un meccanismo che a catena avrebbe tanti effetti positivi su tutta la nostra.